Carlo, sapete che c'è una telecamera nascosta che riprende tutti i vostri? No, dai. Sì, ci hanno fatto questa soffiata. Per esempio, tu eri nuda, prima l'abbiamo visto in un circuito chiuso. Non è impossibile, perché io quando indossavo un abito me ne mettevo uno e me ne toglievo un altro. Vabbè, sei abituata poi a fare queste cose, a cambiare abiti ogni 20 secondi? Di solito sì, specialmente la mattina quando devo andare a scuola, non so quello che devo mettere. Frequenti? Quarto ginnasio. Sarebbe secondo anno. Primo. Ah, mannaggia! Sono 10 anni che ancora non ho imparato questa cosa del liceo classico. Eccola lì. Ciao. Ciao, come va? Tutto a posto. Non sei emozionata, non sei tesa? No, ma io volevo dire solo che voi siete entrati senza bussare. E volevo sapere se stavo spogliata, non lo so. Magari. Cioè, magari per i nostri telespettatori. Invece vi abbiamo trovato tutte vestite. Cioè, come va? Bene. Abbronzata? Sì, molto. L'ultima volta cosa hai fatto? Sei andata al mare? No, sono andata all'università. L'ultima volta il male ad agosto risale. All'università anziché studiare si prende il sole, giusto? No, si studia. E si prende il sole? Vabbè, dipende dalla posizione che uno si mette per studiare. Ecco, infatti. Una madre! Anche lei da giovane era una miss? No, assolutamente. Ma come, lei ha dei lineamenti da bella donna. Grazie, ma non ho fatto mai da miss. E come che stai così? È sua madre, ecco, ha preso da te tua madre, quindi. No, sono io che ho preso da lei. Giusto. Sta vivendo questa emozione? No. No, infatti neanche la figlia vive l'emozione. Ma allora che facciamo qui? Vabbè, così, un'esperienza. Siamo abituati, infatti, è un'esperienza. Abituati a cosa? Alle sfilate? A queste sfilate, perché sì. Perché la figlia oramai... Lei sfila, sì. Sfili? Sì. Ti piace questo lavoro? È logico. Cosa vuoi fare da grande? Indovina un po'. Va bene, proviamo ad indovinare. Ciao ragazze, ci vediamo più tardi, buon divertimento. Loro sono un po' in seconda. Prendiamo solo un'inquadratura di loro e chiudiamo questa parte. Tanto vi vedremo sfilare. Ciao. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. Persona, salve, lei è un avventore? No, sono il genitore. Ah, un genitore, è giovane, quanti anni ha sua figlia? 18. Vabbè, allora facciamo un attimo un rapido conto. Se lei ha avuto questa figlia 20 anni? No, 22. Ha 22 anni, più 18, 40. Vabbè, se li porta bene. Se li porta bene. Siamo sempre viene? Sportivi. Da dove viene lei? Ora. Così Solo lontano? Ora. Sì. Solo fra che fanno? La pelle? Sì, molto le pelli. E lei è un pellicciaio? Purtroppo sì. Perché purtroppo? Perché quello non ci sta da fare a solo fra, solo le pelli. Va bene, e allora... le facciamo anche bene. E infatti, cosa abbiamo vorrebbe... da mangiare a 4.000-5.000 persone. Lei? Vabbè, no, cosa io fa? Lei. Ha un ristorante? No. Scherza, cosa spera per sua figlia? Beh, soprattutto che partecipi e si svolge la serata normale. È un concorso, cioè io non ho fatto tante. Nessun particolare no. Illusione? No, illusione niente, no, cioè, ne abbiamo molte. Incrociamo il bisogno. Non c'è bisogno di. Capo porto qualche risultato a casa, va bene. Incrociamo le dita, ciao. Salve, una futura miss, scusa, ti devo dire. Ecco, come va? A posto. Tu sei in gara? No. Sembravi vestita da aspirante Miss? No. Assolutamente no. Da dove vieni e cosa ci fai qui? La Cera Superiore. Cosa ci fai qui? Vabbè, sono qui perché mi hanno invitata e per divertirmi. Mi hanno chi? L'organizzatore della sfilata. Si chiama?
No, diciamo. Aspetta, come si chiama? No, sono scordata. Come si chiama? Vieni. Vieni qua, scusa. No, perché è suo cognato. Ah. Come si chiama l'organizzatore di questa serata? Come si chiama l'organizzatore della serata? Come si chiama il suo cognato? Non lo vuole dire, non lo vuole dire. Ok. Salutiamo l'organizzatore della serata che si chiama? Non lo vuole dire. Qual è il cognome e qual è il nome? Non lo vuole nome, dire cognome. Grazie. Corretti per regalo da trovare sotto il letto. Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto. Come quella volta in treno che guardavi dal finestrino. T'ho vista avvicinandomi, cominciai a fare il cretino. Che ore sono? Quanti anni hai? Davvero sei di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo? Più contenti di ti voglio bene oppure vuoi proprio ti amo? T'ho comprato un cagnolino che abbaiava raramente, ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente. Lo sapevo che eri strana però non capivo quanto, e da quando stiamo insieme 2, 3, 4 volte ho pianto. Cosa vorresti da mangiare? Siamo andati al ristorante. Sembra non ti piaccia niente, pure di cose ne hanno tante. Allora siamo andati al mare, così almeno ti rilassi. E invece è troppo caldo, così anche lì mi stressi. Andiamo via, ti prego, andiamo a casa, ti fanno impazzire. Ma poi sei troppo stanca, hai mal di testa e puoi dormire. Partiamo da lei, che non abbiamo mai visto. Un nuovo volto, da dove vieni? Pagani. È la prima volta che partecipi? Sì. A cosa? Al concorso. Al che si chiama? Fashion. In fashion. Due volte fashion. Ancora mi chiedo perché due volte fashion. Boh, penso per sottolineare l'importanza del concorso. Tu come ti chiami? Annarita. E? Annarita. Annarita. Sottolineiamo anche l'importanza di Annarita. Annarita e Annarita. Sì. Quanti anni hai? 19. Quanti? 19. 7. Scusa, chiedo sempre l'età perché poi tante persone immaginano che voi ragazzi abbiate chissà quanti anni. Quanti anni? 17. Da dove vieni? Da Napoli. Ci hai pensato, non è vero? Provincia di Napoli. Provincia di Napoli. Ecco, tipico, uno fa da dove vieni? No, diciamo la provincia perché mica è meno importante. Casa. Da Poggiomarino. Poggiomarino, vabbè, che c'è di male? Ecco qui, tu da dove vieni? Merry Christmas, un abito rosso. Grazie. Prego. Grazie di cosa? Del buon Natale. Vabbè, infatti, poi fra l'altro tra un po' sarà Natale, quindi. Daniele! Auguri. Ciao. Ecco, è divertentissimo per i nostri telespettatori vedere il dietro le quinte di un concorso, forse anche più bello di vedere l'avanti le quinte. Ah, è molto bello, molto piacevole. C'è molta gente che confonde la coreografia con la scenografia, che vabbè, sono due cose completamente diverse, perché addetti del settore magari lo capiranno. Ragazzi, e poi tanta gente confonde la sceneggiatura con la scenografia. Vabbè, allora qual è ancora più complicato lì. Poi un giorno spiegheremo qual è la differenza. Sicuramente. Buon lavoro. Ciao, grazie. La cassetta, mi dispiace. Fra l'altro un sacco di gente ti ha riconosciuta delle mie parti. Tu sei di Pompei, Messigno. Un sacco di gente dice, ah io la conosco. Capito? Vabbè, ma stiamo già registrando, da quanto? Da una vita. Grazie, meno male che non ho detto niente di strano. Ciao, come stai? Bene, bene. Ecco, ti sei rivista in televisione? Sì. Ti sei piaciuta? Come no? Ti sei firmata l'autografo da sola? No, in verità io mi vedevo una cosa, non lo so, ma l'emozione. Ah, bellissimo. La cosa proprio. Visto, poi dicevamo che forse l'abbiamo neanche registrata, che eri in quattro. Dalle zampe alla.
alla, a, dal cervello. Anche loro ce l'hai visti tu? Allora, voi vi siete visti? No, no, ancora no. Voi ce l'avete l'altra volta? Ah. Ciccio. Ciccio non c'è, in vacanza stasera. Neanche io sono molto abituato. Una volta in intervista ci ha fatto Ciccio, tutto questo. È vero, eh? A proposito, mi sono l'accompagnatore di Ciccio. Senti, tu comunque sei famosissimo, cioè mi devi dare un altro... Un'altra Ciccio. Bella cosa, sì, Ciccio. Ok, dove... Le mie amiche sono andate pazze appena hanno saputo che me l'avevi dato tu. Ah, meno male, sono contento. Adesso abbiamo lei che è anche lei un volto conosciuto, un ricciolo nuovo però. Sì, un ricciolo nuovo. Chi è il parrucchiere? Posso dire la grazia? Ecco. Il nostro operatore si è applicato. Va bene. Tu ragazzo cosa dici? Non dice niente perché non ce l'ho. Ah, ecco, bene, è un modo per far sapere ai nostri spettatori che non sei fidanzata. Ricordatevi di lei, è libera. Libera in di quanti anni hai? 15. Troppo piccola. Vabbè, però il tuo ragazzo ideale quanti anni deve avere? 18. Allora, tutti i 18 anni in video, ricordate, come ti chiami? Rosalia. Rosalia, libera, 15 anni. 1,80 m, 90, 60, 85. Viene da Nocera Inferiore, frequenta il liceo classico ed è bravissima. Ok. Ho inventato tutto, ma va bene così. Noi ci vediamo fra un attimo, intanto facciamo un attimo una pausa, vuoi dire facciamo una pausa, dillo tu. Facciamo una pausa. Ciao, Luisa. Nunzia, Paganese. Paganese. È vero? Mica è una colpa, voglio dire. No. Sei contenta? Fiera. Siamo in casa. Sei proprio una fiera. Una fiera. In che senso? Nel senso che fai la fiera. Oh, oh, vabbè, una delle mie battute, vabbè, te la dico. Ciao, anche lei è un volto nuovo e noto. No, non è noto, perché è nuovo. È nuovo. Cosa hai fatto quando eri giovane?
Niente, adesso che hai in età avanzata, quanti anni hai? 14. A 14 anni oramai la carriera sul finire. Sì. Cosa avresti voluto fare nella vita che non hai fatto? Molte cose. Per esempio una per tutte? Fare la modella. Devi fare la moda. E non ti è stato possibile? No. Ma va bene, sarà per un'altra vita. Ciao, come stai? Bene. Bene? Come ti chiami? Stefania. Perché? Perché a mamma piaceva. Ah no, perché la nonna si chiamava? No, no. Così, all'improvviso. Come la chiamiamo questa figlia? Stefania. Tu invece come ti chiamavi? Claudia. Ancora ti chiami Claudia? No. No, oggi invece come ti chiami? Elisa. Ah bene, sono contento. Quanti anni hai? Da adesso però. Da ora, quanti da anni ora, hai? 17. Tanti, troppi, sei anziano, oramai sì. Sei anche tu sul finire della carriera. Purtroppo. Vabbè, non si può avere tutta la vita. È così, come giocatore. Come calcio, è vero, oramai devi andare in pensione, devi trovare un altro mestiere, cosa vorrai fare, cosa farai? Mi crescerò il mio cane, un dalmata. Ah, bene. Me lo cresco. Certo, e poi quando si fa grande, che facciamo? Lo uccido e me lo mangio. Vabbè. No, madonna, ha detto pure vero. Ma ti faccio una pelliccia. Ok, allora fermiamo un attimo con questa affermazione macabra. Le interviste qui dietro le quinte di Fashion e Moda. Ancora non ho capito come si chiama. Fashion Moda. Com'è? Fashion Moda e Moda. Fashion Moda. Ci vediamo fra un attimo. Io vi lascio un po' di immagini di questa manifestazione. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Conosciamo già, oramai è la terza volta che sei qui. Sì, terza. Ti sei stufata, non vuoi venire più? No, mi fa piacere venire. Ti fa piacere? Sei mi piace. Molto bene, quindi. Mi piace. Ti piace? Poi i soldi, davanti ai soldi, è vero? Quanto? Sì, ma qua. Ecco, Oriana, un volto nuovo per questa manifestazione. Come stai? Bene. Beh, guarda, facciamo un primo piano, Oriana. Ecco, ricordatevi di lei perché sarà la Schiffer del 2003. Come? Va bene, fra 4 anni. Quanti anni hai ora? 18. A 22 anni avrai su nel mondiale. Speriamo. Lo vorresti? Cosa vorresti fare da grande, diciamo? Ma non so, non ho un obiettivo. Bel mestiere, non so, è un bel mestiere, mi piace. Quello che sarà. Sarà quel che sarà. Scordiamoci, ho passato, si menava la paesà. Ecco. Ti è piaciuta? Sì. Casuale questa frase. Molto. Come ti chiami? Cinzia. Cinzia. Di dove sei? Scafati. Ci siamo un po' impallati su questo Cinzia, siamo per me. Scafati? Cosa si dice da quelle parti? Niente. Vuoi salutare tutti i tuoi compaesani? No, per niente, perché non sono un paesano. Ah, non sono, per carità, no, perché tu... Sono napoletana. Napoletana. Cantaci una canzone napoletana. Torna a Sorrento. Torna a Sorrento, vai. No, lasciami. Questo okay. Momento faccio la modella. La modella, e si vede dal vestito e dall'abbronzatura e dai capelli e dal fisico. Ti hanno mai detto hai un bel fisico? No, mai. Mai. Vabbè, te lo diranno i nostri telespettatori. Diteglielo. No, che cosa dici? Ha detto una cosa un po' sconcia uno dall'altra parte. Ha detto, te lo dico nell'orecchio, quanto sei buona. Ah, brutto così. No. Diciamo per esempio carina, interessante, no? Certo. Il complimento più bello che hai ricevuto nella tua vita? Hai dei begli occhi. Hai dei begli occhi? Va bene, confermo. Vogliamo, Oriana, vogliamo congedarci dalle nostre esperienze, insomma, lancia una specie di pubblicità. Fai come se ti lascio il microfono, dici ciao a tutti. Ciao a tutti e ci vediamo fra un po', dillo di nuovo. Ciao a tutti e ci vediamo fra un po'. You.
Forino, ciao. Ciao. Lo so, ti manca, no, ripeti la frase che hai detto prima. Mi manca molto il papero. Anche a me. È rimasto immagino, a casa. Immagino, immagino. Ma perché queste manifestazioni sono troppo mondane, si fanno troppo tardi di notte, allora lui è piccino. Troppo, certo. Non ho capito, scusami. No, si potrebbe turbare perché non ha... Ah, ho capito. È troppo piccolo, capito? Non sì. È neanche arrivata la fase certo, dell'adolescenza. Poi vede tutte queste ragazze, ecco. Insomma. Ah, io sono il papà, non posso, capito? Certo. Ci tengo alla sua educazione. Certo. Come va con la manifestazione? Bene, tutto bene, si lavora. Ora, insomma, le ragazze sono sempre più carine. Anche tu. Grazie, grazie. Tu sei sempre più simpatico. Grazie. Buon lavoro anche a te. Bene. Ti vedo un po'. Sei tu proprio così? Cioè sei. Sei proprio... No, vedo l'impressione che ti tenessi così dritta perché dovevi sfilare, no? No, sono proprio così. Sono io che sono complessato. Anche lei, guarda, guarda, fai una bella amica. Di dove sei? Napoli. Tu? Castellammare di Stabia. E dov'è Castellammare? Provincia di Napoli. Ciao! Ciao! Un po' trasparente però, direi. Si vede la trasparenza? Non ti imbarazza questa cosa? No. Guardate come se stessi al mare, voglio dire. Sì. Di dove sei? Pompei. Pompei, provincia di Napoli. Continuiamo questo viaggio attraverso... Perché fai questa faccia? Noi dobbiamo solo conoscervi, tanto ci rincontreremo. Tu di dove sei? Pagani. Ah, quindi giochi in casa? Sì. Hai portato un po' di parenti che fanno il tifo? No, nessuno. Nessuno. Hai vergogna? Mi tifo da sola. Da sola, bene. Tu da dove vieni? Da Cicciano. Cicciano? Sì. Ti prendono in giro sul nome del tuo paese? No, perché? Ciccia, ciccia, fai un po'. No, no. Fa un po' di... Ma sai come si chiama lui? No. Ciccio. Che ne sai? Ciccio, Cicciano, Cicciano. Di dove sei tu? Bene, vediamo questo nostro tour velocissimo. Di nuovo lei. Abbiamo già... Ah, no, lei. Ciao. Bocca al lupo, come si dice? Crepi. Lo sai che in realtà nel mondo dello spettacolo si usa un termine un po' diverso? Augurare buona fortuna, come si dice? Ricordo. Lo dico io? Merda. Merda. Fatta bene. Facciamo un bel sospiro di quelli proprio di rilassamento. 1, 2, 3. Finalmente è finita questa serata. Arrivederci. Cosa farete questa sera? Uscirete con i vostri mariti? No, a casa. No, a casa, perché è tardi. Tuo marito ti aspetta a casa? No. I figli? Stanno dormendo. Stanno dormendo. Non sono gelosi i tuoi figli del mestiere che ti sei scelto? No, no, anzi, li fa piacere. Ah, sono contenti che la mamma è così bella e così bella. Grazie. E tu? Ciao bambini, come si chiamano? Uno si chiama Davide e uno Daniele. Che bel nome! Mannaggia, mi emoziona questa cosa. Davide e Daniele, grazie. E i tuoi figli come si chiamano?
Quanti ne hai? Sei sposata? Ne ho 10. 10? 10. Sei riuscita a tenere una linea impeccabile dopo 10 figli. Molta ginnastica. Prendete esempio da lei, cosa hai fatto per tenere questa linea smagliante? Ho mangiato molto. Bene, allora mangiate molto, soprattutto dopo questa trasmissione. Noi ci vediamo quando? Ci vediamo? Non lo so. Non si sa. Va bene. Alla prossima. Alla prossima puntata, grazie per essere state con noi fino ad ora. Si dice posso sempre. Dare un bacio? A chi? A te? Sì, grazie. Ciao, e con questo bacio invidiateci, ma è il nostro mestiere. Facciamo per mestiere, lei è pagata per questo, è pagata. Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Si fa per dire. I believe something's got a hold on.